ragazzi, oggi vi faccio vedere come prendere la misura dello spazio a disposizione tra la ruota e la proiezione della carrozzeria in modo da scegliere la giusta misura dei distanziali. Venite qui. Ci serve un filo con un pesino in modo che scenda dritto. Lo facciamo scendere dal bordo della carrozzeria, vedete? Dritto. Con un calibro che settiamo a 0, possiamo vedere quanto spazio abbiamo per arrivare a filo. In questo caso disponiamo di 14 mm, poco più. Quindi sarà bene magari valutare un distanziale da 12, perché con un distanziale da 16 o da 20 eccederemmo, usciremmo. In questo modo noi possiamo facilmente scegliere il distanziale da mettere sull'auto in modo da non eccedere, quindi non uscire dalla sagoma della carrozzeria.